Ciao! Questo video per aiutarvi a scegliere il vostro velo in modo che non sprecate soldi con materiale che magari poi non vi piacciono più o sbagliate le misure. Diciamo che i veli che si usano di solito nella danza orientale, nella danza del velo, sono di due tipi. Ci sono i veli più pesanti e i veli più leggeri. Quelli più pesanti sono gli chiffon, come questo qui, e questi veli di seta che trovate già pronti, cioè li trovate già tagliati in questo modo dal negoziante. Allora, qui per esempio sto guardando uno dei miei favoriti, perché seta, ci piace molto la seta, costa di più ma si muove così bene, è molto deliziosa. Quelli che però usiamo spesso per la danza del velo sono questi in scintilla, che sono trasparenti, molto leggeri e costano infinitamente di meno anche dei veli di seta. Quando vogliamo un effetto più leggero, più sospeso, più aulico, usiamo la scintilla. Quando facciamo danza del velo, il tipo di velo che usiamo, attenzione, non è quello che usate per esempio per la melaia, non quel tipo di velo molto pesante, nero, opaco, andiamo più sulla trasparenza. So, andiamo a vedere come dovresti fare quando vai al negozio dei tessuti. Tu vedi un velo che ti piace e questa è la misura che dovresti avere. La cosa bella di prendere il materiale è che vai tu a scegliere quanto sarà lungo il velo. Perciò, vediamo. Allora, a casa con un metro prende le misure delle tue braccia aperte. Ok? Vedete? Adesso, da questa parte dove finisce la mano, andiamo a vedere il volo del velo. Osserva che c'è abbastanza materiale in più, un minimo dei 50 cm, che ti permettono di avere quel movimento col velo. Più anni passano che tu fai il velo, più si allunga. Dietro, quello che vai a fare è tagliare dove finisce il polpaccio, ok? O un pochino di più. Queste sono le misure, le puoi prendere a casa in modo che quando vai al negozio già ce le hai pronti e prendi il materiale che ti serve senza spreco. Una volta che lo avete tagliato, l'ideale è fare un orlo, però il più delicato possibile. Parlando di negozi, per le romane i negozi che possiamo indicare, che sono quelli in cui andate un po' più a colpo sicuro, sono Diffusione Tessile, dove trovate diverse opzioni, sta sia Tiburtina che Capannelle, ci sono diverse succursali, oppure al mitico Largo Argentina. Largo Argentina ci sono un paio di negozi dove potete trovare sia la scintilla sia la seta, più farvi una bella passeggiata al centro di Roma, magari ci troviamo, non male, sì. Per il mio seminario di danza del velo useremo questo genere di veli, quindi più leggeri e trasparenti, no? Esatto. Quindi vi aspettiamo con i vostri veli nuovi o non nuovi, però i veli che vi piacciono, vi fanno stare bene e con cui vi piace danzare, il 26 luglio. Domenica. Danzare con leggerezza. Ciao.